Francesca Argentero, lui è Massimo Sirelli e insieme siamo Inside Lab. Inside Lab è un contenitore in una cornice meravigliosa di Torino che è il Cortile del Maglio ed è uno spazio diviso su tre livelli, quindi offriamo tre servizi diversi. Il primo, il piano terra, è un'ampia sala dove organizziamo corsi di formazione, eventi, mostre e temporary shop. Al primo piano affittiamo delle scrivanie in co-working e all'ultimo piano ci sono le nostre postazioni di lavoro dove facciamo comunicazione. Tutto ciò che è comunicazione e che serve per dare un'azienda la propria identità, noi nel nostro piccolo cerchiamo di offrire tutti i servizi possibili. Una comunicazione a 360 gradi che va dalla tradizionale carta stampata, pubblicità, brochure, materiale promozionale, a tutti i servizi web, quindi dal sito internet, ormai la gestione dei social network che è un nuovo canale imprescindibile in qualsiasi tipo di comunicazione, a contenuti multimediali. Io e Francesca eravamo compagni di corso già ai tempi dell'università allo IED e negli anni in qualche modo siamo rimasti sempre in contatto e collaboravamo per i reciproci clienti. Poi è nata l'esigenza di cercare un tetto unico in cui unire veramente le forze. Abbiamo già intrapreso quindi dei progetti, delle start-up per individuali per i nostri due mestieri ed è stato simpatico il fatto che ci siamo trovati a ricominciare, quindi a intraprendere una nuova startup per un progetto invece unico. Il posto doveva rispecchiare tutti i principi sulla quale avevamo basato la nostra idea di Inside Lab, quindi uno spazio grande, luminoso, possibilmente unico. Dopodiché c'è stata la ristrutturazione del posto, quindi per chi inizia un nuovo lavoro, quindi come startup, è ovvio che la parola d'ordine è risparmio. Non neghiamo che ci siamo ritrovati il sabato e la domenica nelle vesti di muratori e bianchini a fare tutto ciò che potevamo fare noi senza l'intervento di terzi. Dopodiché tutta la burocrazia per aprire un posto del genere. Chiunque si mette in proprio o apre un'attività deve essere assolutamente a conoscenza prima delle problematiche che incontrerà, dalle compagnie telefoniche al riscaldamento, ai problemi condominiali. Ci fossero stati all'epoca i servizi che ci sono oggi di informazione, sicuramente sarebbe stato tutto molto più facile. Inside nasce come naturale evoluzione di Inside Production, che è la casa di produzione di Luca Argentero. Io e Francesca negli anni abbiamo collaborato in qualche modo sempre ai progetti che riguardavano Luca, per quel che concerne la parte di grafica, di comunicazione multimediale. Lui in qualche modo ci ha fatto da mecenate e ci ha riunito insieme. Non abbiamo mai partecipato a una Startup Day perché l'investimento maggiore è quello di un affitto, di uno spazio che già sostenevamo prima. Quindi non abbiamo avuto la necessità di avere qualcuno che investisse nella nostra idea. Secondo me essere startupper è un po' come essere un esploratore, un pioniere, no? Erano quelli che vedevano oltre e portavano indietro dei risultati, portavano le bestie esotiche, gli animali strani, le storie strane. E secondo me quello che fa oggi uno startupper è un po' questo, al ritroso, va nel futuro, vede problemi ed esigenze che non ci sono e le porta e le trasforma in un servizio. Che cosa fa uno startupper? Viaggia in termini di idea, viaggia in termini di visione e crea risoluzione a problemi che magari si creeranno. Quindi mi piace l'idea del pioniere. Il mio consiglio che mi sento di dare a chi ha intenzione di creare una startup o di credere in un progetto nuovo è quello di avere le idee ben chiare. E se non hai una visione di insieme, non hai una visione di quello che succederà dopo, non riesci a realizzare un'idea. Invece avere un planning del chi sei, del cosa fai, del cosa offri, a chi ti rivolgi e quindi del cosa succederà dopo ti dà la possibilità in qualche modo di prevedere e di evitare un'eventuale sconfitta. So che non è semplice, però provare magari a fare un brainstorming, magari facendosi aiutare dagli altri professionisti che ti stanno attorno, dagli amici alle volte, riesci a capire meglio chi sei e cosa stai offrendo, in quale tempistica. Il mio consiglio per chi è in fase di startup è quello di avvalersi dell'aiuto dei professionisti per tutto ciò che concerne la burocrazia.
quindi avere molto chiara la propria posizione fiscale. I primi anni sono una catastrofe per tasse, IMSS, fatture, ritenute d'acconto, quindi spesso il primo anno si lavora per nulla. E l'ultimo consiglio che mi sento di dare è quello di metterci tantissima passione. Nella propria attività si lavora il doppio e si guadagna la metà, quindi questa è la regola, e quindi è fondamentale alzarsi la mattina con la voglia di farcela, con la grinta. Bisogna essere mossi dalla passione, inoltre avere dei compagni di viaggio e di avventura che condividono la tua stessa passione, che condividono la tua stessa esperienza, è una forza inesauribile. E quindi io ho avuto la fortuna di trovare sia un lavoro che mi piace e che mi appassiona e un compagno di viaggio con la quale condividerla. Quindi non posso far altro che augurare a tutti le stesse cose.